E ciao a tutti ragazzi, io sono Axelogic. Oh my god, oggi sono qui a presentarvi questo nuovo video che ragazzi è abbastanza diverso dal solito, poiché no, anzi, prima di iniziare vi volevo dire una cosa. Poiché infatti in questo video vi andrò a presentare tutti quei giocatori che su FIFA 16 avranno 5 stelle abilità. Però ho deciso di farlo in maniera abbastanza particolare. Perché? Perché come avete potuto vedere con questo FIFA, perché non l'ho mai fatto praticamente, non ho voglia di andarvi a presentare proprio guardando un'immagine, guardando un documento, tutti quei giocatori che appunto su FIFA 16 avranno 5 stelle abilità, analizzando anche le loro statistiche. Perché innanzitutto lo trovo abbastanza noioso e secondariamente a mio parere era abbastanza stupido, poiché infatti sono cose che si possono leggere da un documento che vi lascerò in descrizione, e non vedo perché io vi debba leggere delle cose che facilmente riuscirete a leggere anche voi. E dunque ho deciso di fare una cosa: adesso io andrò a presentare su FIFA 15 i giocatori che avranno 5 stelle abilità su FIFA 16, poi per ulteriori informazioni vi lascerò comunque il link del documento in descrizione, e poi andrò a disputare appunto con tutti questi giocatori, ovviamente ne sceglierò 11, una partita online, quindi la cosa mi potrebbe anche diventare molto divertente. Dunque, detto questo, spero che questa sorta di mia idea vi piaccia, questa sorta di cambiare un po' le cose, e detto questo direi subito di iniziare. Allora, innanzitutto c'è da dire che ci sono 3 giocatori che voi non state vedendo, o meglio 5, poiché 5, poiché infatti 2 di questi saranno femmine, ovviamente non ci sono su FIFA 15. Di chi sto parlando? Sto parlando infatti di Tobin Huff degli USA e poi della famosissima Marta del Brasile, che tecnicamente parlando su FIFA 16 sarà valutata 88. E spero proprio che non ci sia nell'altro team, perché se no sfaso. Come è possibile dare ad Agüero 87 ed 86 e a Marta 88? Davvero sta cosa non la riesco a capire. Comunque adesso vedremo appunto come saranno suddivisi gli overall su questo FIFA appunto solamente quando uscirà. Successivamente troviamo Hakim Mastur, che teoricamente parlando sarà valutato 67. Cosa c'è da dire di Mastur, ragazzi? Niente, non l'ho mai visto giocare in campo. Ho visto appunto dei video, nei video skilla un macello, ma credo che abbiano fatto il mio stesso ragionamento, quello di Alie. Quindi ecco, vi ho spiegato il motivo, poiché Mastur avrà 5 stelle. Successivamente troviamo questo Jordan Botaca del Leeds United, che è da anni che presenta 5 stelle abilità. Nadir Čivči, che adesso gioca nel Celtic, che questo FIFA ricordava un po' l'Ibrahimovic argento. Successivamente abbiamo Mekhi Steven, da anni anche lui che le presenta. Stessa cosa per Mohamed Elionussi, Fidel Martinez. Poi abbiamo un certo Michael Arroyo, che su questo FIFA era davvero un fenomeno. Adesso l'avevo venduto, ma vi posso assicurare che è fortissimo. Poi abbiamo un certo Salem Aldossari, Elton, anche lui da tempo che ha 5 stelle abilità, Wellington Silva, veterano ormai, poi Riccardo Chisina, che adesso non l'ho preso appunto dalla versione della Lazio, però sappiate che l'anno prossimo troverete quella carta della Lazio semplicemente per il fatto che adesso gioca lì. Poi abbiamo un certo Aidan McGiddy, poi rivelazione, un certo Sofiane Buffal, che quest'anno era valutato 63, dunque bronzo, e qua presentava invece 4 stelle abilità. E ragazzi, bene sì, si è mosso appunto da questa squadra al Lille, e l'anno prossimo sarà valutato 78, sarà oro raro, e presenterà infatti 5 stelle abilità. Passiamo adesso a uno dei miei giocatori preferiti di questo FIFA, ovvero Yannick Bolasie. Vabbè, lui skilla un macello davvero, se lo vedete giocare vi esaltate in una maniera assurda. Poi troviamo, chi troviamo? Troviamo un certo Maxim, che appunto gli erano state aggiunte 5 stelle abilità su questo FIFA se non mi sbaglio, Matias Fernandez della Fiorentina, Heitor Benrafa, Adel Tarab. Successivamente troviamo Arden Carrillo, se non mi sbaglio, che quest'anno invece ne presentava 4, infatti l'anno prossimo sarà valutato 80 e ne presenterà 5. Poi abbiamo Bustoufa, Douglas Costa, Quaresma, vabbè su questi giocatori non mi fermo, diciamo, li conoscete ormai tutti, un certo Quadrado che adesso si è mosso dunque alla Juventus, poi Nani del Fenerbahce, e chi manca? Manca Ribéry, ovviamente Neymar, e poi un certo Cristiano Ronaldo che utilizzerò sicuramente per fare questa partita online. E dunque ragazzi, ora datemi un secondo, mi faccio un attimo, mi sistemo un attimo la squadra, ci sentiamo tra pochissimo. E ragazzi, che si fotta l'intesa, 13 di intesa, la squadra è questa qua, e adesso direi subito di andare a cercare lo sfidante. Addirittura, come avete potuto ben vedere, ho deciso di utilizzare un giocatore di 5 stelle abilità anche in porta. Detto questo, 13 di intesa, andiamo contro un avversario che ne ha 100 e ha una squadra buggata della Madonna, cioè quel grade lì ha tipo 60.000 di velocità. No, la vedo durissima. E ha pure un tasto in porta. Ragazzi, noi ci proviamo. Subito qua in quadrato è partito con le skill. Dove va? Prende così in giro l'avversario. Con 13 di intesa, dove vanno i miei giocatori? Non si sa. Grandissimo intervento intanto di Benarfa. Bravissimo. Bravissimo Yannick. Bravissimo Yannick. Che andrà al tiro. Il suo la casetta è partito. Oh, avevo visto l'intervento riuscito in scivolata. Che palle. Quinto minuto, siamo già sotto. Mi sa che l'unica cosa che si poteva fare era mettere un buon portiere in porta. Però vabbè, siamo così noi. Non si sa posizionare i miei giocatori, mannaggia.
Oddio! No, attenzione, sì signor, 2-0 all'11esimo, la vedo impossibile proprio. Dai Ronny parte, ho bisogno di una... Ma perché l'ha depotenziato? Davvero Ronaldo me lo ricordo che era un fenomeno, poi ho smesso un attimo di giocarci e è diventato imbarazzante. Era un folle, attenzione al portiere, era un folle. Cosa penserà di fare? Ne scarta uno bene così. Dai, ma i miei giocatori ci ostacolano. Madonna, sto stronzo che se ne va solo così. È uno schifo! Dai, Arroyo, prendine una! Imbarazzante! Dai, mica! Non ci son proprio! Va dritto! Quanto odio sta gente! Dai, madonna! 4-0, ma stai scherzando! Bravo! Dai, dai, è fallo, arbitro di merda! Dai, che ne facciamo uno! Dai che ne facciamo uno! Mamma mia, nemmeno quello! Dai Ronny, madò se la sbaglia, gli stupro la madre! Bravo Ronny, 1-0 e la stava anche sbagliando! 1-0 magari! 4-1 ragazzi! Siamo lì! Ronny! C'è il gol! 4-2, lo stiamo recuperando! Al 65esimo! Ci serviva solo tempo! No, calcio d'angolo, no, stavo andando così bene! Stavo andando così bene, dai, no, 5-2, dai, no, mannaggia. Sì, 5-3, ci siamo. Se questo non avesse avuto tanti d'angoli così, mamma mia, li stava prendendo. Grandissimo coraggio. Magari Arroyo fa il miracolo, ma manco a piagne proprio. 6-3, esulta anche, con che coraggio. Ronny! No, è la parata, però noi facciamo gol! 6-4, tutte così finiscono! Che sbatta! E... Stronzo, non lo fischia! Non lo fischia! L'arbitro è razzista solo perché era Bolas, guarda che schifo! E ragazzi, detto questo, la partita è terminata. Spero che comunque il video vi sia piaciuto. In poche parole vi ho illustrato quelli che saranno i giocatori di FIFA 16 che avranno 5 stelle abilità. Comunque troverete tutto il documento in descrizione. Detto questo, lasciate un bel like, io vi saluto e vi dico potente a palla, iscrivetevi e ci sentiamo al prossimo video. Ciao!